Pettinari, le hanno fatto tante domande rispetto anche al risultato conseguito. Una domanda che non le hanno fatto e vorrebbe le avessero fatto. Questa potrebbe essere la domanda. Vi è stata un'opposizione al Comune di Pescara? Io ritengo che non vi è stata un'opposizione, quindi Carlo Masci è stato anche baciato dalla fortuna perché non ha avuto un'opposizione. Se ci fosse stato nei 5 anni precedenti un'opposizione all'interno del Consiglio Comunale capace di trasmettere all'esterno tutte le malefatte politiche di questa amministrazione, secondo me oggi Masci si sarebbe attestato al 30%. Queste le parole di Domenico Pettinari, già candidato sindaco con la coalizione civica per Pescara. Affollata conferenza stampa di Pettinari che con il suo 13% ha raggiunto un risultato forse oltre le aspettative. Dopo aver ringraziato i 64 candidati consiglieri delle sue liste, ha annunciato un'opposizione forte, decisa e sottolinea soprattutto diversa. Il programma di Pettinari con i vari punti elencati e ribaditi alla cittadinanza saranno, ha detto, una Bibbia. Insomma, in questi 2 anni e mezzo di consigliatura, vista la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, si avrà, ha detto Pettinari, un'organizzazione di tutto rispetto come i partiti a livello provinciale e regionale. Con lui gli altri due consiglieri eletti, Massimiliano Di Pillo e Stefania D'Amico. Ho analizzato negli archivi online e nella storia della città di Pescara, non si è mai verificato che una forza civica slegata da tutti i partiti raggiungesse e superasse il 13%, quindi un dato storico. Noi ci attestiamo a tutti i livelli come forza politica degna di nota. Noi ripartiremo da qui con la nostra squadra per strutturarci e creare un vero e proprio partito, una forza civica che diventi partito anche provinciale e regionale, per poter naturalmente proiettarci alle sfide future. Le sfide future sicuramente sono quelle della nuova Pescara. L'astensionismo, secondo Pettinari, ha avuto un ruolo per cui il sindaco uscente è risultato vincente, e se i cittadini hanno messo lo stesso Pettinari all'opposizione, siamo usciti in campo per vincere, non per partecipare. Hanno scelto Carlo Masci in questo contesto, ma noi come opposizione responsabile sono convinto che faremo la grande differenza a tutela degli interessi generali e collettivi della città di Pescara. E la prima cosa che faremo, avanzeremo le proposte, e quindi il nostro programma sarà la nostra Bibbia per far capire a quei signori che bisogna farli e accettare quelle proposte. Se non lo faranno, poi ci sarà l'opposizione dura, naturalmente. Faremo capire ai cittadini che questi signori non vogliono, si ostinano ad andare avanti per la loro strada. Pettinari, nuova Pescara, è immaginabile una sua candidatura a sindaco? Ma sicuramente noi siamo proiettati, poi si deciderà assieme, ci siamo proiettati anche a governare la nuova Pescara, o i processi decisionali della nuova Pescara.